Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati, bentornati. Se è la prima volta, benvenuti nel canale di Milan Inside. Oggi ragazzi, seconda parte di analisi riguardante il derby, non peraltro perché ho sentito alcune cose che non mi sono andate tanto a genio e in secondo luogo perché ieri dovendo fare pure le pagelle mi sono dovuto un attimo limitare, volevo parlare un po' di più, però per non far uscire un video di mezz'ora, insomma, mi sono dovuto contenere un attimino. Prima di cominciare però ragazzi, vi ricordo gentilmente di lasciare un like al video, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. In descrizione tutti i link dei profili social di Milan Inside, il mio personale di Instagram e il sito. Splendido, meraviglioso, costantemente in aggiornamento. www.acmilaninside.com. Allora ragazzi, vorrei partire dalla questione che secondo l'allenatore di quella squadra lì loro abbiano dominato, perdonatemi, dominato per 70 minuti. Ora, io credo che nel calcio le cose che più contano sono le statistiche e quindi ve le voglio un attimo leggere al volo perché è vero che ci sono anche le nette o chiare occasioni, però prima di tutto vengono le statistiche. Detto che noi siamo onesti e leali nel dire che se non c'era Maignan, comunque sia, grazie alle parate di Maignan, il primo tempo è finito solamente 1-0. Poteva finire molto diversamente e in maniera più pesante. Però voglio leggere le statistiche che sono sempre alla base di ogni analisi. Allora, vabbè, ammonizioni, espulsioni, ok, siamo là. Giusto per 3 ammonizioni noi, 2 loro. Quindi una partita leale e equilibrata in un certo senso, un rosso per noi. Va bene, ammonizioni ed espulsioni lasciano il tempo che trovano. Possesso palla 46% Inter, 54% Milan. Potrei essere corretto in un certo senso e dire Giuseppe, però il possesso palla se lo fai sterile non serve a niente, ampiamente d'accordo, però dà una sorta di impressione su ciò che è stato l'andamento della partita, su chi ha condotto, ha tenuto palla durante la partita. Uno che domina anche dal punto di vista del possesso palla, secondo me. Una squadra che domina è Manchester City, che fa 70-80% di possesso palla ogni partita, per dirne uno. Conclusione, abbiamo 11 conclusioni da parte dell'Inter, 10 del Milan. Quindi una sola conclusione in meno. In porta, vogliamo vedere nello specifico in porta, 5 loro, 3 noi. Va bene. Io sono stato il primo a dire che, ripeto, l'Inter avrebbe meritato forse un pareggio e che nel primo tempo hanno giocato benissimo, ma dire dominare è diverso. Angoli 6 loro, 4 noi, fuori gioco 1 loro, 2 noi, parate del portiere 1 di Handanovic, 4 di Maignan. E qua l'abbiamo detto per primo. Quindi tutto questo dominio in una maniera netta, sovrastante. Io faccio difficoltà a vederla, anche perché non credo ci sia bisogno di ripetere e ricordare che la storia del calcio è piena di partite dove una squadra meriterebbe puntualmente o pareggio o perde. Noi con lo Spezia, una delle ultime, noi con la Juve, dove seppur in una partita brutta però avremmo meritato di vincere. Poi,
chiusa relativamente questa questione delle questo ambito di statistica e roba varia del presunto dominio, vorrei porre l'attenzione sulla questione sempre iniziata dall'allenatore di quelli là che ha detto che c'era fallo su Giroud, su Sanchez da parte di Giroud. Ragazzi, non è colpa nostra se Giroud è 2 metri e Sanchez è 1,20 m e quindi con una spallata di Giroud Sanchez finisce fuori dal campo. Non è andato con uno spintone sulla schiena per dire, e allora sì che era fallo. Era uno spalla e spalla, vigoroso ma spalla e spalla. Non è colpa nostra se lui svolazza appena lo toccano. Pure il nostro Brian Diaz, essendo piccolino, appena lo spalleggiano un po' cade, ma non per questo ci fischiano fallo ogni volta. Ragazzi, su, se no andiamo a giocare, andiamo a fa danza. Danza non ci si può toccare, oppure le arti marziali dove non ci si può toccare. Di che stiamo a parlare? Se terzo luogo, volevo porre la questione, volevo porre l'attenzione sul fatto che in tanti hanno detto che c'è stato un suicidio tattico da parte di Inzaghi, sminuendo la reazione del Milan e ponendo la maggior parte come maggiore causa del risultato finale il fatto che l'Inter non abbia giocato con determinati giocatori gli ultimi minuti. Dobbiamo ricordare, c'è veramente bisogno di ricordare che loro hanno giocato con 11 titolari e noi abbiamo giocato a malapena con 7 perché ci mancava la coppia di centrali, il trequartista titolare e la punta titolare? C'è veramente bisogno di ricordarlo? C'è veramente bisogno di ricordarlo? Non lo so. Facciamo giocare l'Inter senza, che ne so, Dzeko, senza Çalhanoğlu, senza la difesa titolare. Facciamo giocare l'Inter senza questi qua. Facciamo infortunare per il resto del campionato, che ne so, Skriniar. E facciamo avere un intervento in artroscopia che fa stare un mese e qualcosa fuori bastoni. Perché nessuno lo dice? Perché nessuno lo dice? Vogliamo davvero ricordarlo? Dai. Poi l'unica sostituzione fatta veramente per volontà, oserei dire, da parte di Inzaghi è stata quella di Çalhanoğlu, che è stato tolto per la munizione. Ma Perisic ha avuto un problema fisico, Lautaro veniva dalle fatiche internazionali, dal viaggio, per cui era una staffetta preannunciata. Dove sarebbe questo suicidio tattico? Dove sarebbe? Dove sta la scellerata scelta nelle sostituzioni? L'avrei considerata scellerata se, faccio un esempio, per tentare di difendere il risultato mi fai uscire Skriniar per far entrare Caicedo che manco stava in panchina. Però per dire, scellerata è quella, dici tu devi difendere, che fai? Togli un difensore per mettere l'attaccante? Ragazzi, di che cosa stiamo parlando? E poi parlano dell'Inter come la squadra più forte del campionato, significa che avrai anche la rosa più forte del campionato. E per avere la rosa più forte del campionato significa che tutta questa differenza tra prime e seconde linee non ci devono stare. Non ci deve stare tutta questa grossa differenza. E allora, ragazzi, e allora, dovete perdonare, però c'avevo un groppone qua da quando sto sentendo sempre le solite cose, da quando è finito il derby. Quindi non badate al titolo, non è una cosa ripetitiva rispetto a ieri, è più, ecco, mettiamolo così, uno sfogo e roba varia.
Io vi ringrazio come sempre dell'attenzione. Vi chiedo ancora una volta gentilmente di lasciare il like al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, in descrizione tutti i link dei profili social di Milan Insight, il mio personale di Instagram e il sito internet www.acmilaninsight.com. Ragazzi, analizziamo le cose con la nostra mente, non seguiamo quello che dicono a prescindere, come marionette. Ragazzi, ragioniamo con la nostra testa. È sempre Forza Milan. Ciao a tutti ragazzi, ai prossimi appuntamenti di Milan Insight.